Professor Luca Brunese, rettore dell'Unimol, campionati nazionali universitari 2024 in rampa di lancio, un momento di confronto e di spettacolo. Bellissimo momento la partecipazione di tutte le istituzioni insieme, coese, nell'organizzazione di questo evento che porterà 5.000 persone in Molise nei prossimi 10 giorni, quindi con un grande richiamo anche di attenzione e di pubblico per la nostra regione. È per noi motivo di grande orgoglio naturalmente aprire con l'inaugurazione la manifestazione. È un modo importante di riconoscere il valore dello sport, anche per noi università, i valori dello sport hanno un particolare significato vicini a quelli che i giovani naturalmente portano avanti con il loro percorso accademico. È bello mettere insieme il corso universitario e il percorso nello sport. Come Ateneo siete stati sempre vicini al CUS, un lavoro in sinergia anche con le istituzioni che ha portato risultati di spessore nel tempo. Io devo dire che sento il CUS piuttosto che un'istituzione vicina a un pezzo della nostra università e per noi ha davvero un significato non solo strategico ma di affetto e di vicinanza. Quindi naturalmente la casa di questi campionati non poteva che essere la nostra Aula Magna. Fa parte proprio del riconoscere il significato che per i ragazzi ha la possibilità di avvicinare i giovani allo sport, anche a sport considerati ingiustamente a volte minori ma meno facili da praticare. Che l'università possa essere un mezzo di avvicinare tanti ragazzi allo sport, di consentire ai ragazzi, superata la scuola, di continuare a praticare lo sport, ha per noi un significato straordinario. A livello tecnico si prevede una manifestazione di altissimo livello, segno diciamo che si unisce bene studio e sport un po' in tutta Italia. Si è vista anche un po' di campagna acquisti per quello che si può seguire fatta dai CUS di tutta Italia, il che è il segno di quanto ci tengono tutte le università e tutti i CUS a fare bella figura. Sarà sicuramente così, verranno fuori dei risultati importanti, ma soprattutto sarà un grandissimo spettacolo al quale io mi auguro che tante persone potranno assistere dal vivo.